oggi abbiamo parlato, abbiamo sentito tutta la giornata, resilienza di emozioni, di sentimenti, affettiva. Anche a me era venuto in mente Leopardi, non si poteva non pensare a lui, alla Ginestra. Però poi ho superato in una visione, dico, cos'è oggi la resilienza? È quella del popolo ucraino, è quella delle donne afghane che nonostante non se ne parli, ma stanno lì disperate, e il loro obiettivo, il loro desiderio, il motivo per cui molto spesso muoiono, periscono, è perché vogliono leggere, vogliono ascoltare poesia, quello che noi liberamente questa sera abbiamo potuto fare. E allora inevitabilmente il collegamento non poteva che originarsi con quelli che sono stati gli eroi del nostro tempo, ma diceva lo stesso Falcone, non è fortunato, non è bello il paese che ha bisogno di eroi, no? E quindi mi è venuto inevitabilmente in mente come la resilienza deve essere proprio uno scatto d'orgoglio dei cittadini, no? Deve essere un discorso etico, perché laddove si parla di libri, di cultura, si deve parlare di etica, della legalità, è un filo conduttore che fa superare il particolare, come diceva Guicciardini, in una visione generale, dell'interesse pubblico generale.